Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Telebari. In primo piano una notizia dal nostro sito. È partito da Bari per raggiungere Savona con un'intera camera da letto legata al tetto della sua Mercedes Station Wagon. Quando però è giunto a Carpi, in provincia di Modena, uscendo dalla A22 per una breve sosta prima di ripartire, i carabinieri non hanno potuto non notare la vettura ed è così scattato un controllo che ha portato al ritiro della patente e del libretto di circolazione. I militari hanno contestato al conducente l'aver destinato il proprio veicolo ad un uso diverso da quello indicato dalla carta di circolazione, con un carico pericoloso per gli altri utenti della strada. Dal controllo fanno sapere i carabinieri di Carpi e il risultato che l'uomo aveva caricato e legato un'intera camera comprensiva di armadio, rete, materasso, quattro biciclette, qualche pensile da cucina, pneumatici, pentole, abiti e anche alimenti. E spostiamoci a Palazzo di Città e conto alla rovescia per la nuova giunta. Dopo la nomina ufficiale di Antonio De Caro, nei primi giorni della prossima settimana si svelerà il sipario sul De Caro bis. Si conoscerà al massimo mercoledì la squadra di assessori per il De Caro 2. Dopo la proclamazione di venerdì, il sindaco sta facendo le ultime valutazioni sui nomi da scegliere. Molte le indiscrezioni, non è da escludere però la possibilità di clamorosi colpi di scena. A cominciare dalla scelta del vice sindaco, Angela Barbanente, a cui sarebbe stata proposta anche la delega all'urbanistica, parrebbe non voler accettare l'incarico. In ogni caso è molto probabile che sarà comunque una donna a fare da vice. Al patrimonio potrebbe arrivare Vito La Coppola, inizialmente accostato politiche giovanili e scuole, un ruolo che invece resterebbe in mano a Paola Romano. Niente welfare dunque per la DEM, delega che a questo punto potrebbe restare in capo a Francesca Bottalico. Una questione però tutt'altro che scontata. Nelle ultime ore, infatti, un altro nome proveniente dall'ala sinistra, che fa riferimento all'associazione La Giusta Causa di Michele Laforgia, è emerso per il ruolo di assessore alla cultura, quello di Ines Pierucci, già consulente per l'Agenzia Regionale Arti. Difficile dunque che la lista Bari Bene Comune esprima più di un nome in giunta. In ribasso invece le quotazioni della ex presidente del primo municipio Micaela Paparella, comunque tra le possibili alternative per sostituire il sicuro uscente Silvio Maselli. Si danno da tempo per scontate invece le conferme di Carla Palone al commercio e al mare, Pietro Petruzzelli, ambiente sport, Pino Galasso, lavori pubblici e Alessandro D'Adamo in quota Anita Mauro Di Noia per il bilancio. Resterebbero da sciogliere i nodi servizi demografici, sempre che non arrivi la conferma di Angelo Tomasicchio, e come detto urbanistica, che comunque dovrebbe finire a un tecnico. Infine il presidente del consiglio comunale, salvo sorprese, dovrebbe restare Michelangelo Cavone. Ma anche qui, come detto, bisognerà prima mettere tutte le pedine al loro posto nello scacchiere, anche in ottica regionali. Maxi frode alimentare scoperta dai carabinieri della forestale di Serravalle di Chienti, coordinati dalla Polizia Ambientale. L'indagine, durata 6 mesi, ha portato alla luce una frode di prodotti alimentari aromatizzati al tartufo venduti sul web da numerose aziende, circa 50 che operano in tutta Italia. Irregolarità penali amministrative sono state infatti rilevate a ditte presenti anche in Puglia. Gli investigatori hanno denunciato 11 persone, tra proprietari e rappresentanti legali delle aziende che commercializzano condimenti al tartufo, tra cui una multinazionale dell'agroalimentare italiano, in quanto le etichette dei prodotti presentavano immagini di tartufi, mentre nei condimenti c'era solo una sostanza aromatizzante sintetica. 20 le violazioni amministrative contestate ad altrettante ditte, per un totale di 65.000 euro. E nelle scorse ore a Brescia la polizia ha arrestato il pregiudicato barese Francesco Leone, di 58 anni, ritenuto responsabile di rapina pluriaggravata, porto e detenzione di arma clandestina, lesioni pluriaggravate e calunnia, tutti i reati commessi nel mese di marzo a Bari in danno di un giovane escort transessuale di origini siciliane. Stando a quanto ricostruito nel corso dell'indagine, dopo aver intercettato la escort su un sito internet dedicato a prestazioni erotiche a pagamento, l'uomo sarebbe stato ricevuto dalla vittima in un appartamento del centro di Bari. Una volta lì avrebbe estratto una pistola e sotto la minaccia dell'arma avrebbe rapinato la transessuale per poi colpirla violentemente con il calcio della pistola e darsi alla fuga. Intercettato dagli agenti, l'indagato ha tentato di sviare le accuse dichiarando di aver riferito la vittima, di aver ferito, scusate, la vittima solo per difendersi da una pretesa estorsiva avanzata dalla escort. Misure concrete per contrastare il randagismo. La Puglia prova a rispondere a un problema che affligge tutto il Sud con due misure approvate in commissione regionale che potrebbero far parte di un apposito disegno di legge. Roberto Maggi.
Rimborsi per le spese veterinarie per chi adotta dei canili, prestazioni gratuite per chi ha un animale domestico e si trova in condizioni di svantaggio economico. La Puglia prova a invertire la rotta sul randagismo e protezione degli animali d'affezione, con due misure approvate in terza commissione della regione. Ironia della sorte, uno dei promotori dell'emendamento è il consigliere regionale Gian Diego Gatta, nell'ambito della discussione sul disegno di legge che presto passerà all'esame del Consiglio regionale. Vogliamo concretamente spronare e supportare i cittadini che donano una seconda opportunità ad animali che diversamente non vedrebbero altro che una piccola cella per tutta la vita, hanno commentato i consiglieri proponenti. E del resto la Puglia, in più generale tutto il Sud, presentano dati preoccupanti. Si pensi che secondo il dossier sul randagismo della LAV del 2018 sono oltre 20.000 i cani in rifugio in Puglia, regione con i numeri più alti davanti a Campania, oltre 16.000, Sicilia 13.000 e Calabria 11.000. In particolare merita attenzione la situazione abbandoni, con tante famiglie che si disfano soprattutto di cani potenzialmente più aggressivi, negli ultimi anni soprattutto pitbull. Le misure, se dovessero essere approvate, seguirebbero l'esempio di altre regioni, come l'Umbria, che di recente hanno scelto di attuare politiche simili per contrastare il randagismo. Piccoli passi verso un mondo più a misura dei nostri amici a quattro zampe. E a Celle del Campo nasce un orto aperto a disabili e anziani che da lunedì potranno coltivare la terra in maniera naturale e assaporare i frutti del proprio lavoro. Sentiamo. Si chiama Orto della Salute perché fa bene al corpo e all'anima, un progetto chiuso in un cassetto riaperto dopo tanto tempo, un sogno diventato realtà per Enzo Limosano, presidente dell'omonima associazione che da lunedì in strada Lami numero 96 apre battenti alle realtà associative della città. Diciamo che qui c'è tutta la vita di mio padre e tutta la mia, perché mio padre ha fondato di finanza quando è andato in pensione e non sapeva cosa fare, e si è preso questo pezzettino di terra e praticamente dopo 35 anni, il giorno in cui è morto, la mattina alle 5, è venuto qui per controllare le sue piante. Quindi diciamo che è un sogno che lui ha portato avanti e che io adesso sto impostando anche in quello che può essere un'integrazione. Anziani e disabili insieme per la cura della campagna e proiettati verso un'alimentazione sana, biologica e mediterranea. Un vero e proprio orto comune nella periferia della periferia di Celle del Campo, curato fino ad oggi da un gruppo di volontari a cui si sono uniti ragazzi, ospiti di Villata, di Palese e che sarà curato da tutti coloro che si avvicineranno con il supporto di uno staff e di un operatore specializzato nel settore agricolo. Il gruppo di lavoro si riunirà periodicamente per monitorare le attività di coltivazione e manutenzione. La Fondazione Nicolaus invece avrà il compito di pianificare le attività dell'orto. Oggi intanto il taglio del nastro e la benedizione di Don Mario Persano, parroco di San Nicola Carbonara. Prevediamo quindi la possibilità per associazioni di disabili e per anziani autosufficienti la possibilità di iscriversi ad un costo che adesso vedremo di 30 euro l'anno, 40 euro l'anno, che praticamente sono le spese per l'assicurazione che è obbligatoria per chi viene in campagna, e la possibilità è di venire a trascorrere 3 ore qui in campagna, o utilizzando una delle aiuole piccole per piantare quello che si vuole, oppure per venire a stare insieme, giusto nel gazebo, a dire due chiacchiere, cioè trascorrere 3 ore in un tempo, in un posto tranquillo, sereno e lontano da tutto quello che è lo stress del traffico. La Giunta Comunale ha intanto approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento dell'area verde di Parco Gargasole, che adesso così passerà ufficialmente dagli attuali 4.550 metri quadri a circa 10.000 metri quadri. A tal fine, si legge in una nota del Comune, non solo l'attuale recinzione verrà smontata per essere rimontata tenuto conto dei nuovi confini determinati dall'ampliamento dell'area, ma saranno effettuati anche interventi di manutenzione straordinaria del verde degli alberi esistenti, sarà riqualificato il muro laterale che separa gli spazi dalle abitazioni. I costi per le operazioni di ampliamento dell'area ammontano complessivamente a 99.000 euro. E siamo alla pagina di cultura e spettacolo sul sipario, sulla Tosca di Puccini, la prima questo pomeriggio al Teatro Petruzzelli, ma sono ben 9 le repliche fino al prossimo 3 luglio. Vediamo. Colpi di scena, amore e tradimenti per l'opera più drammatica di Giacomo Puccini, La Tosca, che prende vita sul palco del Teatro Petruzzelli per la regia di Joseph Franconi Lee. A fare da sfondo alla storia d'amore tra il pittore Mario Cavaradossi e la sua amante Tosca, la Roma dal 1800. Siamo al 14 giugno, giorno della battaglia di Marengo, tra le truppe dell'allora primo console Napoleone Bonaparte, che ne uscì vincitore, e l'esercito austriaco. Un amore tragico che ripercorre le vicende storiche avvenute dopo il fallimento della Repubblica Romana, quando lo Stato Pontificio iniziò a dare la caccia
minaccia ai sostenitori repubblicani, come il patriota Angelotti, aiutato nella fuga dai due amanti, rincorsi intanto dal capo della polizia pontificia, il barone Scampia, innamorato di Tosca. Una storia d'amore e di morte in tre atti per il capolavoro di Puccini sul libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, che fu rappresentato per la prima volta il 14 gennaio del 1900 al Teatro Costanzi di Roma. L'allestimento che arriva al Petruzzelli è del Teatro Regio di Parma e nasce da un'idea di Alberto Fassin. Le scene e i costumi sono di William Orlandi, il disegno luci di Roberto Venturi. Sul podio dell'orchestra del Teatro del Politeama si alterneranno Antonio Pirolli e Alvise Casellati. 9 le repliche previste, data la richiesta del pubblico barese. Si parte il 22 giugno per chiudere il sipario il 3 luglio. Un sabato un po' opaco, ma nulla di più. Questa bellissima estate continuerà fino alla fine del mese di giugno. Ad assicurarlo il colonnello Vitantonio Laricchia. Buongiorno a tutti. Possiamo dire che da giovedì, giorno 20, 17:58, è scoppiata l'estate, solstizio d'estate, quindi siamo praticamente partiti con delle belle giornate. È vero, un sabato un po' opaco, ma nulla di più, queste sono le temperature abbastanza alte, un po' di tasso di umidità, quindi nel complesso un sabato e domenica con cielo poco nuvoloso, qualche addensamento, i venti sono sulla variabilità con orientamento sciroccale nella giornata di sabato, ecco il tasso di umidità abbastanza alto oggi sabato. Domani ancora meglio, si comincia con i venti da quadranti meridionali, poi ruoteranno a quadranti settentrionali, arriva l'amico maestrale, sorridiamo un po' tutti perché le temperature che per sabato e domenica sono previste intorno a valori 30 gradi e con picchi nel Foggiano, nel Salento, attorno ai 36 gradi, poi a partire da sabato, grazie appunto all'amico maestrale, rientreranno nei ranghi, possiamo dire, non oltre i 30 gradi. I mari saranno mossi, localmente molto mossi, a partire da domenica sera a lunedì. Settimana prossima avventura, sempre con l'alta pressione, anticiclone africano, e quindi continua questa bellissima estate, almeno fino alla fine del mese in corso. E per questa edizione è tutto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.telebari.it, mentre l'informazione su Telebari torna più tardi. Grazie per averci seguito. Il meteo è offerto da sgservicesud.it. Amici Trebimeteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica, che vedrà pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi tempo nel complesso bello da nord a sud dopo il passaggio dei temporali che hanno interessato le regioni settentrionali sabato. Quindi giornata tranquilla con le nuvole che sì, si faranno ancora un po' vedere all'estremo nord-est e poi un po' di nuvolosità alta che transiterà nella prima parte del giorno al centro-sud, ma senza conseguenze. In effetti anche come precipitazioni ben poco da segnalarvi, qualche residuo acquazzone a inizio giornata all'estremo nord-est con la nuvolosità che vi segnalavo prima e poi nel pomeriggio brevi temporali di calore sempre sulle Alpi orientali e anche sull'Appennino centrale. Ma per il resto gran sole, quindi in definitiva giornata tranquilla, diciamo in tutta Italia, qualche nuvola si farà vedere al mattino al centro-sud, ma nuvole alte e poi diciamo nelle estreme regioni nord-orientali con anche un minimo di instabilità. Ma estate protagonista, sole un po' ovunque e temperature che per il momento risultano particolarmente alte solo al sud, ma vi ricordo settimana prossima gran caldo in arrivo al centro-nord. Con questo è tutto, per i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da sgservicesud.it.